Ciao a tutti amici di Fan Week, ben trovati per questa terza puntata di Fan Week Quarantena. Ancora una volta trasmetto qui dal salotto di casa mia, anzi da una stanza di casa. Mi ha fatto l'onore di essere qui con me K, Tigre, fa un po' la... così, non si vuole far vedere, io direi, ecco. Ciao K, oddio, e ciao a tutti quelli che si sono collegati. Direi di iniziare subito. Il tema di oggi è cucina e spesa. Ci tengo a raccontarvi una cosa che secondo l'OMS, quindi secondo l'autorità anzi europea per la sicurezza alimentare, non l'OMS ma l'EFSA, attraverso le parole della sua direttrice scientifica, ovvero Marta Hukas, ancora non ci sono prove che il coronavirus possa essere trasmesso attraverso il cibo e quindi gli alimenti. Lei ha affermato che le esperienze fatte con precedenti focolai epidemici riconducibili ai coronavirus, come quelli della SARS e della MERS, evidenziano che non si è verificata trasmissione tramite il consumo di cibi e quindi al momento non ci sono prove che il coronavirus sia diverso in nessun modo. Cosa vuol dire, ragazzi? Che ci possiamo abbuffare tranquillamente. Quindi teniamo gli animali a casa tranquillamente, perché gli animali non trasmettono il coronavirus, non sono degli untori, e sfoghiamoci col cibo che ci dà grandi gioie. Ciao Chiara, ciao Marta, ciao Alessandra che vi siete collegate. E inoltre una indagine fatta da Coldiretti e X sulla spesa degli italiani evidenzia che tutti fanno una spesa più o meno di 2 volte la settimana e si sono buttati nell'ordine, voglio dire. Grazie Chiara, sei troppo buona, questi complimenti mi fanno arrossire. Vi dico, comprano nell'ordine pasta, riso e cereali, poi latte e formaggi, poi frutta e verdura, quindi prodotti in scatola, poi carne e pesce, salumi insaccati, vino e birra solo il 5%. E quindi ecco, questa è un po' la tipologia di spesa. Voi che tipo di spesa fate? Fatemelo sapere, commentate qui, sono molto curiosa di sapere che cosa avete acquistato. Io per il momento l'ho fatta un po' varia, ho preso sì delle cose in scatola effettivamente, insomma, che così sono anche veloci da preparare, ho preso delle cose surgelate, lo ammetto, gli chef di MasterChef mi uccideranno per quello che ho detto. Andiamo a sentire Lorenza che cosa ci racconta. Lorenza? Sì? Ciao, sono Elena, Fan Week. Sì, ciao Elena. Ciao, siamo in diretta sulla nostra pagina Eventi Fan Week Roma e in questa puntata parliamo di cibo, appunto, e spesa, e quindi chi meglio di te ci può dare qualche consiglio? Beh, grazie intanto per la fiducia, buongiorno a tutti, buon pomeriggio. Come sta andando? Tu come ti sei comportata sulla questione spesa per queste giornate? Guarda, un po' come tutti, nel senso, io poi non sono poco abituata a fare la spesa al supermercato quotidianamente, un po' perché a pranzo sono al lavoro, quindi non lo considero, diciamo, vado magari nei bar, quindi non faccio la spesa a pranzo, per cena spesso vado fuori, quindi mi sono trovata a dovermi anche io organizzare pranzo e cena ed è stata un po' una sfida. Ho seguito i consigli di Cristina Bauerman, una mia amica chef stellata qua di Roma, che diceva, conoscete, che diceva andate al supermercato, comprate la cosa che non comprate mai, così vi ispirerà qualcosa in cucina. Allora sto un po' sperimentando anch'io, comprando magari dei tagli di carne oppure dei prodotti che non sono abituata a usare, quindi perché ce ne sono. Ad esempio? No, mi incuriosisce molto questa cosa, mi piace anche come stimolo, ecco. È divertente. Ieri, per esempio, ho preso un pollo intero, che è una cosa che io non faccio mai. Poi dipende, ognuno ha la sua cosa che non fa mai, naturalmente. Io non facevo mai un pollo intero perché non mi è mai capitato, poi vivendo sola
non l'avevo sperimentato e stavo pensando addirittura di disossarlo, quindi effettivamente stimola la fantasia. Cioè, proprio ti stavi cimentando quindi in qualcosa di anche molto complesso e difficile, secondo Sì, certo. seguo i tutorial, faccio perché io diciamo, sono una grande mangiatrice più che una grande cuoca, quindi vado per lavoro, insomma, faccio il critico gastronomico, ma non sono poi a mia volta una che si sperimenta troppo in cucina, per cui disossare un pollo è già un livello pro, per cui mi Sì. divertirò. Eh sì, mi divertirò stasera, vi racconterò poi com'è andata. Per il momento lo guardo con un certo sospetto quel pollo, ecco. Senti, tu, siccome prima abbiamo parlato con Marco Del Bene, che è il direttore di Funwick, e lui ha detto: "Ah, io mi faccio spesso le lenticchie decorticate." Io non le Sì, conosco, cioè lo no, ammetto, ma sono. sono quelle che compriamo tutti, credo, decorticate, nel senso sono le lenticchie classiche senza la pellicina, ma quando le comprate sono già decorticate, credo, non vorrei dire stupidaggini, quindi Guarda, sono le lenticchie, le son lenticchie, le, ha fatto ecco. il figo perché sono le lenticchie, sono le lenticchie semplici. Sai Io cos'è? anche ieri ho fatto le lenticchie comunque per condividere e faccio molta panificazione. Ecco, io le lenticchie per me rimangono soltanto a Natale, anzi a Capodanno, Sì, ecco. no. Guarda, una minestra di legumi, di lenticchie con dei funghi, delle patate schiacciate, è un capolavoro, col brodo vegetale, è veramente buono, con un po' di pepe, spezie, noce moscata e parmigiano. Quindi questa la possiamo Buonissima. trovare su Agrodolce, questa ricetta? No, perché Sì, mi stai. trovate, guarda, ce ne abbiamo 6.000, quindi voglio cercare ricette solo dolce. Quindi, allora, Sì. la zuppa di legumi con patate schiacciate, funghi. Potete schiacciare funghi, cioè i funghi li trifolate prima con l'aglio, quindi li fate insaporire, mettete sul brodo vegetale, dopodiché mettete, lavate le lenticchie, quelle che non hanno bisogno di essere messe a bagno per 2 giorni, insomma quelle Ok. veloci, le mettete, quando i funghi sono pronti, li mettete sulla base della pentola col brodo e la fate cuocere per mezz'ora. Dopodiché, quando sono pronte, pronto c'è un profumo meraviglioso. L'importante lì è saper fare il brodo. Un po' il segreto di tutte quante le minestre è ovviamente la parte liquida. E la parte liquida deve partire da un brodo ben fatto, quindi cipolla chiodata con i chiodi di garofano, la noce moscata, tutte quante le verdure. E partendo da un grande brodo, una cattiva minestra non vi verrà mai. Ecco, mettiamola così. Io ho fatto il brodo una volta, ragazzi, è stata una roba impietosa e ancora mi stanno dicendo: "Ma secondo te era brodo quello?" Ma poi giuro che avevo Non comprato il saprei. pezzo di cacio, cioè, avevo comprato tutto giusto, ho evidentemente sbagliato i tempi. Un'acqua Sì, beh, col sporca. brodo non è facile sbagliare i tempi perché tanto più lo fai andare meglio è, quindi lo devi schiumare. Ecco, con il brodo di carne ci sono dei procedimenti da fare assolutamente durante lo svolgimento del brodo, che sono schiumare via il grasso. Se non lo fai effettivamente viene una cosa terribile, se mi ci fai pensare. Senti, ma tu sei d'accordo su questa indagine che ha fatto la Coldiretti, dove evidentemente noi ci siamo buttati, secondo insomma l'indagine fatta, su pasta, riso e cereali, e in seconda Certo. battuta su latte, formaggi, frutta e verdura? Guarda, no, in verità sì, ma c'è un elemento prima di tutto questo che è la farina. Cioè io ho visto persone che non hanno mai panificato in vita loro, che si stanno sperimentando a fare il pane o a fare la pizza, perché secondo me c'è effettivamente nei momenti di crisi, no? Non siamo in guerra, però anche durante la guerra c'erano momenti in cui si tornava a fare il pane, che è un po' un ritorno antropologico, è qualcosa di, diciamo che il pane è un elemento vivo, panificare è qualcosa di molto atavico per noi italiani, quindi secondo me il ritorno alle cose essenziali, quindi pane, pasta, riso, è assolutamente normale, ma non tanto per una questione di gusto, proprio per una questione di familiarità con quei prodotti che hanno qualcosa di molto confortante per noi. E quindi sì, è assolutamente così. Però ecco, prima di tutto, secondo me c'è la farina. Io ti dico che in tutti i supermercati è finito il lievito. Ora, quando mai finisce il lievito in un È supermercato? Cioè, vero, è impossibile, è no? E invece verissimo. adesso sta succedendo questo. La gente ama mettere le mani in pasta, c'ha tempo di farlo ed è una cosa molto bella, molto confortante. È verissimo. Ricordo a tutti, stiamo al telefono con Lorenza Fumelli, direttrice di Agrodolce, uno dei blog più influenti Esatto.
Mi senti? Ecco, Meno male. Sì, ti sento. uno dei blog più influenti in tema di food ci ha dato anche una bella dritta su una ricetta. Prometto che poi ve la scrivo nei commenti sotto per benino. Oppure, insomma, possiamo seguire, ovviamente, seguite Agrodolce e lì troverete Certo. tantissime belle ricette, no? Che No, potete. esatto. No. Poi ti dico, io ogni giorno dalla mia pagina Facebook di Lorenza Fumelli, che è una pagina aperta, faccio una diretta in video Ecco. dove intervisto appunto chef, ma anche amici per vedere come se la cavano durante il giorno e che cosa fanno durante questa quarantena. E lì arrivano anche un sacco di consigli molto interessanti, appunto, sia sulla spesa che sulla cucina, che su anche altri temi, tipo come giocare in videochiamata e cose del genere. Ecco, perfetto. Quelli che infatti effettivamente tutti stiamo sperimentando. Io ho Esatto. lanciato la partita a carte. Adesso è una partita a È carte un po' figo. complicata, ma possiamo riuscirci a farla adesso. Vi farò Secondo me sì. sapere poi com'è andata. Lorenza, io ti Grazie. ringrazio tantissimo e sperimenterò la Grazie zuppa e poi ti farò sapere com'è venuta, ovviamente. a te. Perfetto, aspetto tu allora. Un bacio a tutti e un saluto da Roma. Ciao Lorenza, grazie. Ciao, grazie a te. Ciao. Quindi questa cosa della zuppa è molto interessante. Saluto chi si è connesso adesso. Ho parlato or ora con Lorenza Fumelli di Agrodolce e quella zuppa mi è piaciuta moltissimo, voglio provare a farla. Io non sono una grandissima cuoca, soprattutto sono una che parte dicendo: "Addio, non ce la farò mai, oddio, non lo so fare, ti prego, no". E quindi oggi ho fatto come potete vedere su Instagram. Mi sono cimentata nella torta di cioccolato con la ricetta della mamma, perché la ricetta di mamma Manuela è l'unica che, cioè, mia mamma mi dà la ricetta spiegandomela come ai bambini piccoli e quindi forse riesco a fare le cose. Il risultato, avevo detto che ve l'avrei fatto vedere in video, è questo. Vi assicuro anche che è molto molto buona. Viene bassa e se ci mettete della panna montata a fianco è veramente una bomba e fate un grande figurone. Dopo me la magno, adesso non è il caso. Andiamo avanti in questa puntata di questa domenica. Domenica che ormai uno perde un po' la cognizione del tempo, io non so più effettivamente che giorno è, poi stanotte non ho dormito, mi sono svegliata, mi sembrava fosse già giorno, invece erano le 4:30 di notte, sono stata, vabbè, c'è questo sbarellamento, no, in questi giorni, però vabbè, ci abitueremo, riusciremo a trovare poi un equilibrio e una quadra, come si suol dire. Ciao Eleonora che ti sei collegata, sembra buona la ricetta della zuppa, io vi chiedo scusa se leggo tardi magari i messaggi, ma ho un po' di ritardo nella visualizzazione. Alessandra, la torta è venuta una bomba, lo ammetto, è un po' bruciacchiata sopra, ma vi assicuro che è venuta una bomba, cioè. No, no, un profumo di cioccolato, non avete idea. Cioè, adesso ho voglia di mangiarmela subito e non si può fare, non è carino se mi metto a mangiare con voi. Però, rimanendo in tema di cibo, mi fate sapere qual è il piatto che state sperimentando? Sì, te vuoi farmi sapere il piatto tuo? Lei dice crocchette. Crocchette, K vuole le crocchette. Molto, vabbè, scusatemi, questo è il problema di avere no, come tenera, scusate, momento tenerezza. Vabbè, fatemi sapere che ricette state sperimentando e come state facendo la spesa. In effetti, vi siete buttati su farina, pasta e cereali, avete preso scatolame vario. Nel supermercato vicino a casa mia all'inizio erano stati presi d'assalto effettivamente il reparto della farina e il reparto delle cose in scatola. Così. Poi adesso invece hanno capito, le persone hanno capito che i supermercati vengono riforniti e quindi è tutto a posto ed è tutto rientrato. E se abbiamo parlato con Lorenza di cibo e appunto anche lei suggeriva di sperimentare pezzi nuovi di carne e ad esempio lei si cimenterà nel disossare un pollo intero, io sono curiosissima, vorrei sapere come è venuto questo pollo, come sarà questo evento, insomma poi le scriverò e le chiederò ovviamente. Adesso vorrei invece sentire un'altra persona, una chef. Una cuoca, lei è la cuoca del ristorante Misticanza, Osteria della Terra, ed è un ristorante che è aperto da poco, giovane, insomma, è aperto quest'anno.
e soprattutto un ristorante vegetariano, ma non vi proporrà dei piatti che sono la versione vegetariana di piatti già conosciuti, che ne so, mi viene in mente sempre una volta c'era il piatto alle vongole, gli spaghetti alle vongole felici. Le vongole felici erano in realtà dei pistacchi e quindi alcuni sgusciati, alcuni con guscio e vongole felici perché le vongole appunto non si trovavano all'interno del piatto. No, Marta Cofucci fa dei piatti pensati ad hoc, tutti nuovi, con delle ricette a volte rivisitate, a volte create appunto da lei stessa. Va a fare la spesa, sceglie i prodotti uno per uno. Mi è piaciuta tantissimo la sua passione, la passione con cui fa questi piatti, realizza i menù, la creatività. E quindi, insomma, facciamo prima, la chiamo e insomma, ve lo faccio raccontare da lei e ci facciamo dare anche magari un suggerimento di ricetta e su che cosa possiamo fare, ecco. Mi pare giusto, no? Tra l'altro, Marta, oggi mi impappino, vuol dire che piove. Marta non nasce cuoca, in realtà ha fatto degli studi di moda, poi per lavoro si è avvicinata. Ciao Marta! Eccoti qua, sei in onda, sei online su Fan Week, Eventi Fan Week. Io ti ho Ciao, ciao a introdotto, tutti. ho raccontato, qualcuno sta dicendo che la carbonara vegetariana è un insulto, citazione, può Infatti essere. non la faccio io al ristorante. Ma infatti io ho detto che tu metti molta passione e molto, molto amore nel creare i menù e nel fare soprattutto piatti che non sono la versione vegetariana della versione conosciuta, magari quella classica, tra virgolette, ma piuttosto proponi piatti nuovi. Esatto, è proprio questo l'obiettivo, cioè quello di far apprezzare una cucina priva di proteine animali, quindi che sia carne o pesce, e per vedere appunto che si può sopravvivere anche senza mangiare queste cose, anzi si vive anche meglio spesso. Tu sei vegetariano da quanti anni? Io ho perso il conto, ma credo di aver superato gli 11 ormai. Ecco, vedi? E va tutto Quindi bene. sì, esatto, e va tutto bene. Senti, ma com'è che sei, se te lo posso chiedere, com'è che sei diventata vegetariana, che hai deciso di... Perché un Ma po' c'è guarda, chi lo fa per moda. principalmente per motivi etici. E, è una cosa che proprio non riesco più a fare, già mi dava fastidio all'epoca, alla fine ero giovane, avevo 20 anni, quindi insomma avevo già una forte predisposizione a questa cosa e quindi ho detto vabbè, proviamo. Il primo mese devo dire che è stato molto duro, però poi è questione d'abitudine, insomma, poi uno riesce a sopperire alle mancanze, insomma, facilmente. Ecco, allora ricordo a chi si è connesso adesso perché vedo che insomma ci sono amici che si sono collegati. Siamo al telefono con Marta Maffucci del ristorante Misticanza Osteria della Terra. Lei è la chef, mi piace questa cosa che sei te che in cucina decidi tutto, fai il menù e che insomma che comandi la Sì, brigata. Bellissimo. esatto. Senti Non Marta. siamo per ora tanti, siamo solo in due, però insomma ce la caviamo molto bene. Vabbè, ma pochi ma buoni, questo è il detto, no? Esatto. Senti Marta, oggi parliamo appunto di spesa e di cucina. Allora, tu come ti sei comportata in questi giorni, appunto, no, dove dobbiamo stare chiusi? Come ti comporti nei confronti della spesa? Hai fatto uno spesone immenso, invece cerchi comunque di fare una cosa moderata? No, guarda, di base cerco di fare sempre una cosa molto moderata perché non mi piace avere troppo di tutto, quindi magari preferisco, non so, andare al mercato finché è aperto e andare a prendere appunto delle cose che posso consumare in un paio di giorni, piuttosto che, ecco, riempire la dispensa di cose che, insomma, poi rimarranno sicuramente lì, ecco, non utilizzerò. Beh, tra l'altro, tu sei molto attenta anche alle verdure di stagione. Mi dici quali sono quelle di questo periodo? No, io non lo so, ragazzi, lo ammetto, sono proprio terribile, terribile. Faccio. Vabbè, è così. È facile, perché d'inverno principalmente ci sono tutte le verdure a foglia, quindi trovi l'abieta, gli spinaci, le cime di rapa, la verza, adesso tanti cavolfiori, quindi tutte le verdure, insomma, un po' con le foglie grandi.
Ecco qui. E per fortuna il clima adesso un po' ci aiuta, quindi riusciamo a trovare le prime zucchine, le prime melanzane, che ancora non andrebbero comprate, secondo me bisogna aspettare ancora un mesetto, però si può fare ogni tanto un piccolo strappo alla regola, solo da marzo in poi. Ho capito questo da questa conversazione, Marta. Io e te dobbiamo sentirci poi per bene, da sole, a parte, così mi fai un tutorial su cosa va comprato, perché ho comprato tutte cose sbagliatissime. Sì, sicuro, guarda, peperoni no, peperoni solo ad agosto, in controtendenza, e melanzane, zucchine, tutte tra un po', tutte lasciamole lì, ferme, ancora non sono pronte. E ma i finocchi? I finocchi sì, i finocchi vanno bene. Bene, e quindi come giustamente una ragazza che ha scritto adesso, chiede, scusatemi, mi sto un po' appinando, ve lo dico, piove a breve, di solito quando uno comincia a legarsi la lingua è per questo, i ristoranti che hanno chiuso, come stanno gestendo le materie prime che non possono utilizzare in questi giorni? Voi come... Questo è stato un po' un problema. E, per ora tutto ciò che insomma aveva una vita breve, quindi tutte le verdure, tutte le cose, le abbiamo portate a casa, le abbiamo sparpagliate tra i vicini, un parentame e surgelatore. Ecco. E per il resto le cose insomma che possono rimanere lì, tipo la farina, i legumi secchi, insomma ancora reggono. Adesso vediamo come procede nei prossimi giorni, eventualmente andiamo a recuperare anche quelle. Certo, ovviamente. Senti, c'è una ricetta facile che puoi consigliare agli utenti che ci stanno seguendo? Ma allora, guarda, utilizzando sempre i prodotti di stagione, possiamo fare un tortino di spinaci e patate, che è molto semplice da fare in verità. E si fanno appassire un po' gli spinaci in padella, sempre ovviamente lavati, con filo d'olio e sale. Nel frattempo si tagliano le patate con la buccia sottili sottili. Ok, quindi patate Quando lavate gli spinaci. anche quelle lavate prima, Certo, ovviamente. esatto. Ok. Poi quando sono pronti gli spinaci ci vorranno veramente pochi minuti Sì. e si uniscono delle olive e un cucchiaio di senape. Si mischia tutto e poi dentro una teglia oliata si cominciano a fare degli strati di patate, spinaci, olive e senape e volendo si può mettere anche, non so, un formaggio, una mozzarella, una cosa così, insomma, fa un piatto unico perché abbiamo appunto proteine, vegetali. E carboidrati, quindi si fa anche da piatto unico e si procede a stratificare finché non finiscono tutti gli ingredienti, si mette in forno con un po' di pan grattato sopra, una mezz'oretta, cena pronta. Ma che meraviglia, cioè, bella, mi piace anche questa, quindi la unisco alla zuppa che mi è stata detta prima, metto anche questo tortino che mi sembra perfetto per tutti i gusti, proprio, accontenta tutti, veramente mi sembra anche facile, dai, se Sì, è effettivamente facilissimo, guarda. ce la posso fare, Alla ragazzi. portata di tutti. Prometto, faccio anche il tortino e vi posterò il video di me che faccio il tortino. Ecco. Buono, lo aspettiamo. Allora, tu mandami di nuovo la ricetta di nuovo scritta, così io la posto nei commenti perché insomma sono convinta che piaccia a molte persone. E poi aggiornaci insomma ecco, su quali sono le evoluzioni anche del ristorante, cioè più che altro dei beni che sono appunto dei beni alimentari che sono all'interno di Misticanza, insomma sperando che non vadano persi, ecco. No, quello sicuramente no, troveremo sicuramente dei volontari. Dici, cioè delle buone forchette, mi sa, a giro. Esatto. Tu sai, come te la stai cavando su questa quarantena in questi giorni? Va tutto bene? Hai trovato una dimensione? Sì, più o meno sì, tutto bene. Oggi mi sono tolta nella fermentazione di porri. E ci vorranno ancora 5 giorni prima di vedere il risultato finale. Tanto tempo ne abbiamo e aspettiamo. Che cos'è la fermentazione di porri? È praticamente vanno messi dei porri con il sale dentro un barattolo e l'acqua di vegetazione fa sì che con il sale appunto si fermentino e poi vengono una specie di porri un po' agrodolci, tipo dei crauti, perché c'è cioè, il gusto un po' dei crauti, ma vi farò sapere come viene. Ecco, ti volevo dire, io tra 5 giorni ti ricontatto e tu mi manderai la fotografia dei porri. Io adesso li voglio Perfetto, vedere. perfetto.
faccio un pre e un post. Bravi, un pre e un post. E la ricetta del tortino che ce la stanno chiedendo, vedo nei commenti. Marta, grazie infinite per essere stata Grazie a insieme a me. voi. Un bacione e ci risentiamo allora per vedere i porri come stanno fermentando. Perfetto, grazie, buon pomeriggio. Ciao anche a te, ciao ciao. Ciao, 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 ciao. Ragazzi, sto imparando più oggi che in tutti i tutorial che posso aver visto di corsi di cucina. Io intanto saluto tutti quelli che si sono collegati in questo momento. Siamo sempre nella diretta di casa, insomma, Fun Week Quarantena. Questa è la terza puntata e stiamo parlando di cibo e di spesa, come fate la spesa, come non la fate, cosa avete comprato, co di cosa avete imbottito la casa e quant'altro. Ho parlato adesso con Marta Maffucci, chef del ristorante Misticanza, e ci ha raccontato, un ristorante vegetariano, ci ha raccontato lei come, insomma, prepara i piatti, come fa la spesa, quali sono le verdure di stagione, perché insomma è giusto ritornare alle origini. E ho parlato invece con Lorenza Fumelli per sapere, insomma, food blogger agrodolce, cioè, per sapere effettivamente anche lì altri consigli, e ci ha dato il consiglio su una zuppa, niente male. Poi comunque la voglio sapere come è andata alla fine a disossare il pollo, perché qui la vedo dura, la vedo impegnativa. Cosa state cucinando voi? Ditemi un po', perché sono super curiosa. So che qualcuno ha fatto le crespelle, le crepe, insomma, ma poi in realtà gli sono uscite più che delle crepe, sono uscite come si dice, dei pancake, quindi sono andate su delle dimensioni un pochino più alte, un po' comunque sono buone lo stesso, vanno bene lo stesso, si mangiano in modo un po' differente. Vorrei invece adesso chiamare una nonna. Perché dicevamo, allora adesso prima vi posto la fotografia, mentre io chiedevo a mia mamma dei consigli sulla torta mentre la stavo facendo, perché chiaramente, insomma, non ero in grado, diciamo così, ecco, di essere bravissima, anche se la mamma aveva mandato la ricetta, ma perché io come dire, mi imbarazzo, mi imparanoio subito. Allora adesso vi voglio far vedere mia mamma che si è messa invece a fare. Aspettate, allora no, lo commento qui, vi metto la fotografia, giuro, giuro, giuro in giurello, non la riesco a mettere. Mia mamma si è messa a fare i biscotti con i cornflakes. Ma cioè, scusate, dovete vedere, perché sono, cioè io so come sono quei biscotti e giuro che sono buonissimi. Ecco, questa è la foto che mi ha mandato. Ecco, e vedete? E sono venuti, ci potete fare una spolverata di zucchero a velo sopra e quindi diventano molto più buoni. Ecco, ma sono veramente fantastici. Marta ha fatto curry per beh, con latte, maizena, zenzero, eccetera. Ah, ma dai, l'hai fatta a modo proprio. Mandaci una fotografia, Marta, di come ti è venuto il curry. Il curry è una spezia pazzesca, a me piace tantissimo, c'è cioè una poltiglia favolosa, mi piace da morire. E invece quello che vorrei, ho visto persone fare gli gnocchi fatti a mano, fatti in casa. Roberto, un amico, vi ha mandato un'altra fotografia, vi farò vedere anche questa perché oggettivamente ha tutta la mia stima. È riuscito a fare appunto gli gnocchi fatti in casa e ci ha tenuto a farmi vedere come sono venuti. Guardate la meraviglia, grande invidia per chi riesce a fare queste cose. Io niente, sono negatissima. Quindi fatemi vedere le vostre ricette, fatemi vedere le vostre fotografie, mandatele e seguiteci, che noi intanto continuiamo a parlare di cibo. E appunto, siccome va tutto bene, sono tutti molto bravi, ma le vere ricette sono custodite come un segreto quasi, come se fosse il Santo Graal, dalle nonne. Diciamocelo. Sono loro che hanno quella ricetta giusta, no? Quella dritta in più. C'è mia mamma che tutte le volte mi dice: vabbè, questa ricetta è questa, si fa così, così, così.
E poi mi varia un ingrediente, me lo toglie, me ne mette meno di quello che ha detto. E perché, mamma? Perché si viene meglio, va d'occhio, fa le cose, ma poi lo vedi quante ne devi mettere di quello lì. Cioè, ci sono sempre quegli aggiustamenti nelle ricette che fanno la differenza. E quindi io vorrei sapere da nonna Barbara qual è il suo piatto forte, la ricetta proprio di questi giorni, no? Che insomma. Sono giorni particolari, abbiamo bisogno anche di tirarci su con il cibo. Saluto chi si è collegato adesso e vado a chiamare intanto nonna Barbara. Che poi se io penso alla nonna, no? Mia nonna, quando ero piccola, mi faceva sempre pane, burro e zucchero come merenda, oppure pane, vino e zucchero. Questa era la merenda, vino rosso. Chiaro, ragazzi, non la fetta di pane inzuppata nel vino e via discorrendo, cioè proprio che grondante vino, ovviamente, no, bagnata appena nel vino e sopra c'era la spolverata di zucchero e questa era una merenda favolosa per me, per cui, insomma, tutte le volte che penso a mia nonna, penso a quello e penso anche a delle patate rifatte, come le chiama lei, però potete crederci che io ancora non ho capito come le fa? Le pabassine. Che cosa sono le pabassine? Scrive Marta, eh? Pabassine. Se lo sapete, ditemelo perché io non lo so. Io intanto vado a chiamare nonna Barbara. Allora, Barbara. Scusate, lo so, dite voi, perché non te le sei preparati meglio prima? Perché sono un po' così. No, li avevo preparati, ma me li sono anche persi. Se nonna Barbara, nonna Barbara che ha ben Pronto? Barbara, Sì, buongiorno, ciao. eccoci, ciao, sono Elena. Sì. Ormai l'ho introdotta come nonna Barbara, ecco, mi dicono le pabassine di nonna Barbara, quindi qualcuno ha già avuto modo di sondare il terreno. Innanzitutto, io ti do del tu. Sei nonna di Sì, va benissimo. quanti Di nipotini hai? quattro. Quattro nipotini, Quattro. di età, che con una fascia d'età ampia, Da diciamo. 12 a 4, Però. da 12 anni a 4 anni, a due intermedi. Ecco, quindi accontentare tutti i gusti diventa difficile. Sì, in questo momento un po' meno, perché siamo ognuno nel suo guscio. Ecco, ma quali sono le ricette, cioè quali sono i piatti che i nipotini chiedono di più? Quali sono fanno parte di una tradizione tua personale? So che appunto c'è una tradizione sarda, diciamo anche, no? In famiglia, ovviamente. Sì, le Oppure invece. pabassine solo per un nipote, gli siccome hanno un sapore molto particolare, gli altri un po' meno, li gradiscono meno, perché è un sapore molto molto particolare. Come si fanno le pabassine? Io non le conosco. È complicatissimo perché ci vogliono tanti ingredienti, prima di tutto l'essenziale è la sapa. Che quindi non è facile trovare, cioè si trova pure quella industriale, ma non è la stessa cosa di quella artigianale. Ecco. E poi ci sono a seconda, io ci metto le mandorle perché nella zona nostra del Sulcis ci sono mandorle, nel nord della Sardegna le noci e poi uva passa. Il nome Ecco. Pavassine viene dal fatto che l'uva passa in Sardegna si chiama Pavassa. Ah, E ecco. quindi il nome viene da lì. Sì, Che bello che quindi varia a seconda della zona proprio. certo, ma tanti dolci, nelle varie regioni ci sono sempre dolci simili ma non identici perché sono legate ai prodotti del territorio, ai prodotti a chilometro A zero. chilometro zero, ecco. Quindi a un nipote piace molto le pabassine. E invece c'è un altro piatto Ah no, forte? poi ci sono i bianchini, quello sì, piacciono a tutti, sono dolci sardi che sono meringhe ma non meringhe perché sono
fatte con l'albume d'uovo montato a neve, però poi all'interno c'è mandorle a filetti e scorza di limone, quindi hanno un sapore non solo di zucchero. Io credo di averle assaggiate quelle Sì, immagino di sì, ed erano un immagino di qualcosa sì. di incredibile e ho chiesto anche di chiudere il barattolo e spostarle perché altrimenti le avrei finite tutte. Ma infatti quelle in genere a casa ci sono sempre, tranne in piena estate, perché stare vicino al forno non è piacevole. Ecco, tu come ti sei organizzata in questi giorni appunto di quarantena, no? Abbiamo visto Ma supermercati presi sai, io d'assalto. ero comunque abituata a fare la spesa abbondante una volta ogni tanto, perché lavorando non Certo. avevo la possibilità di correre appresso alla spesa giornaliera, per cui Certo. facevo in genere la spesa il sabato prima di entrare a scuola e poi sabato e la domenica cucinavo più o meno per tutta la settimana e quindi più o meno la stessa cosa è rimasta adesso, con differenza di dosi, perché prima eravamo in quattro, adesso siamo in due, non solo, siamo vecchi e quindi mangiamo di meno, per cui poi col fatto che abiti in una zona dove i negozi ce ne sono pochi, i detersivi sono sempre stata molto fornita, nel senso che facevo un rifornimento notevole, quindi per quello poco mai. Certo, adesso il periodo è più lungo perché non è più una settimana, Certo, di più teoricamente, insomma, uno cerca di uscire il meno appunto, e poi i possibile. detersivi se ne adoperano pure di altro genere, ma di più ovviamente, uno cerca di tutelarsi come può. Ma ho questa, adesso parlando con te mi risuonano un po' a volte anche le parole di mia mamma, no? Mi rendo conto che abbiamo dei modi diversi di fare le spese, no? Perché io tendenzialmente tendo a non avere tante cose e poi magari a fare delle piccole spese quotidiane. Quindi in questo periodo, affrontare questo periodo, mi sono ritrovata a dover cercare di capire, no? Come fare una spesa più lunga per evitare di uscire più spesso. Certo. Invece sia tu che mia mamma, appunto, l'idea è fare una spesa un po' più sostanziosa e non fare quella quotidiana fondamentalmente, tranne che per delle piccole cose magari. Non so, forse c'è proprio un Certo. cambiamento generazionale o. Ma probabilmente dipende anche dal tipo di lavoro e dalla facilità di arrivare ai negozi. Relativi all'ambiente nel quale, al quartiere nel quale Certo. si vive e agli orari da poter seguire. Perché entrando per esempio a scuola alle 8 e uscendo all'una e mezza, non è che uno trovava mercati aperti, anche perché un tempo all'una e mezza chiudeva tutto. Vero, E verissimo. quindi bisognava in qualche modo organizzarsi. Adesso c'è più disponibilità di. La domenica poi era assolutamente neanche il pane, È vero. quindi è un po' diverso. E poi c'è anche, secondo me, a chi piace fare le spese e a chi non piace. A me mi Diciamolo. secca molto. Diciamolo, è vero, anche questo. Appunto, quindi. Ce la consigli una ricetta da poter fare? Così, visto che Fare siamo in tutti. questo periodo Sì, sempre. da fare in questo periodo, visto che insomma siamo tutti a casa, magari il tempo riusciamo a trovarlo da dedicare appunto per Guarda, cimentarsi anche. io non amo la carne, anche se la mangio, non sono vegetariana, quindi io punto sui primi, su torte rustiche e su pizza e calzoni. Oh, pizza, bello, mi piace. Quindi mi butterei su pizza e calzoni io alla fin fine, così oggi ho fatto un menù totale. Eh sì, perché la pizza, beh, io i figli mi avevano regalato su mia richiesta l'impastatore, diciamo la macchina che fa il pane, ma volendo si fa presto anche a fare la pizza, la pasta a casa. Poi la cuocio e poi se c'ho tempo ne faccio anche due e surgelo. Questo è un altro metodo giustissimo, fare poi appunto farne un po' di più e poter surgelare è un consiglio che uno può adoperare e applicare in realtà in generale sempre e anche in questo periodo a maggior ragione, visto che dobbiamo A cercare maggior di. ragione adesso con le verdure, perché siccome le verdure si comprano, si guastano, ovviamente si deteriorano,
Io ne compro quando esco, compro tante verdure e poi le cuocio, non fino a cottura completa, e le suggello a pacchetti per porzioni familiari per due persone, che poi le adopero come voglio. Per esempio i broccoletti, poi ci faccio la pasta se mi va di farci la pasta, ci faccio la torta rustica se mi va di fare torta rustica, che poi la torta rustica è anche, per modo di dire, perché tante volte non avendo la pasta tipo briseo, eccetera, non mi va di farla, faccio tipo frittata con poco uovo e quindi diventa comunque una torta rustica. La cuocio in forno ed è una torta rustica. Che meraviglia. Bene, mi è tornata fame, ho mangiato tipo un'ora e mezzo fa, ma io sono già pronta, se mi mettete un piatto davanti, rimangio tranquillamente. Surgelo, torte rustiche, Giusto. calzoni, fino a quando il Questo. surgelatore non scoppia, vado. Esatto. Barbara, grazie mille per averci dato questi Niente, suggerimenti ed essere stata figurati. insieme a noi. Ci Grazie risentiamo a te. presto. Ciao, buona Buon lavoro. domenica. Ciao, ciao. Grazie. Ciao, ciao. Ciao. Beh, vedete come cambiano, cioè come cambiano in realtà. Ognuno ha un suggerimento, un consiglio, ha un modo di fare. Effettivamente anche quella di preparare le cose, surgelarle e metterle quindi da parte e averle pronte poi può essere una soluzione anche per affrontare appunto giorni quando uno deve stare tanto in casa come in questo periodo. Abbiamo fatto tutto, eh. Io voglio dire, vorrei soltanto farvi notare, siamo passati dalla zuppa, quindi un primo, abbiamo la torta rustica, anche piatto unico se vogliamo, che ci ha detto Marta, e poi adesso una bellissima torta rustica barra frittata, ma anche il calzone e la pizza di nonna Barbara, che poi ci ha fatto quei dolcetti. Io un paio li ho assaggiati e vi assicuro che ecco, cioè. Quando è finita questa quarantena dobbiamo organizzarci e incontrarci per poter assaggiare queste prelibatezze che ci ha raccontato nonna Barbara. Vi vorrei soltanto dire che stiamo benissimo sul web, su online, quindi su internet, ma c'è un bellissimo modo per sconfiggere, diciamo, il coronavirus, che è le storie contagiose. Che storie contagiose da sole non bastano, bisogna fare delle cure individuali. E allora, a tutti i bambini e le bambine che seguono gli appuntamenti di storie contagiose alle 17, si aggiungono anche delle storie contagiose al telefono per cercare di mandare via la malinconia, e quindi sentire qualcuno più vicino e avere un po' più di compagnia. Quindi potete scrivere a manzini@pandemoniumteatro.org e insomma, fate sapere, fissate un appuntamento telefonico e vi verrà fatta una lettura della storia. Questa è una cosa bellissima, secondo me, da fare. Stiamo giungendo in chiusura. Io voglio soltanto consigliarvi innanzitutto un film che è Ratatouille. Come non guardare Ratatouille, che mi sembra proprio la cosa più giusta in questo momento. Poi, se volete essere invece un pochino più, come dire, siete più avvezzi a qualcosa di più classico, c'è il sempre bello, Miseria e nobiltà del 1954, la serie Netflix che vi consigliamo perché adesso appunto questa vogliamo dire è Art Buffet, che è una serie francese, la potete trovare anche su Rai Play e Now TV, e poi colonna sonora Don Pasta, che in attesa di ripartire con i suoi cooking DJ, perché questo lui fa, dice la colonna sonora migliore per cucinare, decisamente è lui, ve lo mettete lì e insomma vi lasciate ispirare da Don Pasta. Voglio soltanto salutarvi con una bella notizia, con un bellissimo gesto. Siamo in tema Roma. Non solo Roma città, Roma squadra, parliamo di Francesco Totti, perché Francesco Totti ha donato 15 apparecchi per il monitoraggio dei parametri vitali dei pazienti e ha fatto anche una call to action, ha chiesto anche comunque di fare delle donazioni.
Questo è il testo, dice: ragazzi, sono giorni difficili per l'Italia, ma insieme ovviamente ce la faremo. Quindi lui e Dash dice: noi scendiamo in campo per vincere questa partita. Ci siamo portati già a casa il primo tempo, donando 15 apparecchi per il monitoraggio dei parametri vitali dei pazienti, e nel secondo tempo unitevi a noi. Ogni donazione, anche quella più piccola, sarà fondamentale per acquistare altri macchinari e vincere questa partita insieme. Quindi così ha parlato Francesco Totti, appunto bandiera della Roma, simbolo del calcio italiano proprio, chiede quindi a tutti quanti noi di scendere in campo a sostegno dell'ospedale Spallanzani di Roma, perché uniti possiamo fare qualcosa. Inoltre, come mi fanno notare ovviamente nei commenti, sì, è vero, c'è anche bisogno di sangue, perché chiaramente le scorte sono finite e quindi chiunque insomma voglia donare del sangue, chiunque lo può fare, ecco, di donare il sangue, fatelo. Questa è un'uscita, ecco, questo è un bel motivo per uscire, andare a donare il sangue e quindi aiutare qualcuno che ne ha bisogno. Noi siamo giunti al termine, ci sentiamo domani, io vi aspetto sempre alle 15 qui su Eventi Fan Week Roma. Vi ringrazio per avermi seguita, spero di avervi portato un sorriso. Io adesso, scusate, vi abbandono, perché chiaramente me la sono tenuta lì davanti tutto il tempo, è stata una sofferenza pazzesca. Ora, se lei non la mangia prima di me, perché ci potrebbe anche stare, io mi vado a mangiare questo, la mia tortina, quella che ho fatto. La ricetta la trovate su Instagram, ma ve la posterò anche qui nei commenti. Noi ci vediamo domani, io vi aspetto, grazie a tutti. Da Elena è tutto, a voi la linea, buona domenica ragazzi, perché è domenica effettivamente. Ciao, a domani!